finisce con un incredibile pareggio la sfida al Pallozzi tra Ovidiada Sulmone e Giulianova. Con i padroni di casa pronti a festeggiare la vittoria, la squadra di Cerasi trova il gol del pari a tempo praticamente scaduto. Una beffa per gli uomini di Meco Monaco che sono scesi in campo con la giusta mentalità per cancellare la batosta subita all'Aquila. Nei sulmonesi rientrano dei Gizzi dalla squalifica e mancano i soliti infortunati, mentre nei giuliesi sono 6 le defezioni, compresa quella del bomber di Paolo. Si parte agli ordini di Gabriele Iurino di Venosa. Primo squillo del match di stampo ospite, angolo dalla sinistra che trova Cerasi al limite dell'area con quest'ultimo che arriva al tiro, ma la sua conclusione termina al lato di poco lasciando l'illusione del gol. Al 22esimo incursione dei giallorossi, ma Fanti si fa trovare attento bloccando il tiro di Rossi. Un minuto dopo Sulmone in vantaggio con i Seni, splendida verticalizzazione di Linares che trova Facundo Blanco, il quale serve Lombardo che crossa sul secondo palo dove i Seni tutto solo con un preciso diagonale realizza il gol dell'1-0. Alla mezz'ora conclusione di Mastrilli con Fanti che si fa trovare pronto respingendo con i piedi. Poi cross dalla tre quarti di Lenoci che trova Rossi in area di rigore, ma la sua incornata finisce di poco alta. Tiro al veleno di Mastrilli con il pallone che, complice una deviazione, termina sul fondo. Nel finale di tempo Cerasi è costretto ad un cambio per l'infortunio di Lenoci. Cross dalla destra sporcato con il pallone che attraversa tutta l'area piccola, ma nessun giocatore in maglia giallorossa riesce a spingere in rete. Dopo questa azione finisce il primo tempo, la ripresa offre poco ma allo scadere accadrà l'inverosimile. Andiamo direttamente alla mezz'ora, tiro dalla distanza di fermo con il pallone che termina altissimo, il Sulmona con Blanco prova a trafiggere con un pallonetto boccanera che invece neutralizza. L'attaccante argentino manca anche dopo il 2-0, boccanera salva il risultato con un intervento in uscita. A pochissimo dal termine, Meco Monaco effettua una sostituzione togliendo Martin Blanco che si era fatto male, ma si va oltre il recupero concesso e all'ultimo secondo il Giulianova pareggia con un gol clamoroso di Bana. Incredibile ma vero. Secondo pareggio consecutivo per il Giulianova, tanto amaro in bocca invece per l'Ovidiana Sulmona.